Ok, allora siamo qua con Simone Danna, capitano del Brindisi, calcio ne ha promosso in Lega Pro proprio quest'anno. Cominciamo facendo i complimenti a Simone per la stagione, per la grande cavalcata, e lo ringraziamo per la sua disponibilità. E Simone, se vuoi possiamo iniziare con le domande. Va benissimo, vi ringrazio, sono pronto. Ok, partiamo parlando di questa stagione. Qual è il ricordo che ti porterai dentro di questa stagione? Beh, diciamo, di ricordi di questa stagione ce ne sono tantissimi. Sono state diversi tempi di una stagione dura e complicata, però la cosa più bella, forse il ricordo più bello, rimarrà sempre lo spareggio contro la Cavese, che poi ha decretato la nostra vittoria del campionato. Sei pronto per la prossima stagione? Avete fatto una cavalcata bellissima, una stagione spettacolare. Avevate fatto un bellissimo mercato, tanti acquisti, tra cui anche tu. A inizio stagione te lo saresti aspettato di salire? Guarda, aspettarsi di salire era complicato, perché sappiamo benissimo il girone H è uno dei più difficili di tutta Italia. Però sapevo che la formazione creata dal Brindisi era una squadra importante, fatta di gente con qualità, con grandi qualità, e sapevamo di potercela giocare fino alla fine. Poi pian piano che il tempo passava, è normale, prendevamo sempre più coscienza di tutto ciò. E per fortuna è andata come tutti volevamo, ecco. Adesso facciamo un piccolo passo indietro. Tu prima di giocare a Brindisi hai avuto tantissime esperienze: Bidonto, Lecco, Altamura, anche la Cavese stessa. Qual è l'esperienza prima di Brindisi che, anche a livello di tifo, che ti è rimasta di più a livello umano, ecco? Diciamo che sono state diverse. Ho fatto fortunatamente tutte piazze importanti, con grande tifo e grande calore rispetto alla squadra. Citarne una sarebbe un po' un peccato rispetto alle altre. Poi fortunatamente sono stato, diciamo fra virgolette, fortunato, forse un po' più bravo a vincere spesso anche. Dunque, quando vinci, il calore si sente ancora di più della gente. Se dovessi fare un paragone tra Brindisi e Lecco, quali sono gli aspetti che, diciamo, paragoneresti? Sono differenti, perché qui avevo un po' di responsabilità in più, essendo anche il capitano della squadra. C'erano diverse situazioni da dover sistemare, dunque magari entravo anche in altre situazioni. Però anche l'anno di Lecco è stato un anno molto bello, perché avendo vinto il pallone d'oro, avendo vinto il campionato, sono state delle gioie immense. Anche il pallone d'oro non era facile. Aspettato, non era facile. E fortunatamente sono riuscito a vincere, è stata una grande gioia anche quella. Qual è il tuo, diciamo, migliore amico qui a Brindisi, la persona con cui condividi più esperienze in campo? Ce ne sono tantissimi, fortunatamente si è creato un gruppo molto bello, a partire dal magazziniere a finire all'ultimo dei giocatori. Si è creato un gruppo davvero fantastico, dunque è difficile citarne solo uno, non è facile. Sono tutti dei bravissimi ragazzi e degli ottimi giocatori. Se tra qualche anno nascesse lo Squinzano, ti offrisse la fascia da capitano, tu andresti anche al corso di ridurti di categoria, andresti o rifiuteresti? No, come no, è sempre la città in cui sono nato, dunque sarebbe una cosa molto bella. E dobbiamo capire quando potrebbe nascere questa stagione e se ci sono
tutti presupposti giusti per poterlo fare. È normale, nel calcio non c'è solo purtroppo l'affetto, ma ci sono anche diversi punti da dover affrontare, società, capire che ambizioni hanno. È normale che bisogna vedere un po' tutti i lati, però sarebbe una cosa molto bella e gradita. Da piccolo, qual era la squadra in cui sognavi di giocare? Io sono un grandissimo tifoso del Milan, dunque quello è sempre stato il mio sogno, però purtroppo è una cosa molto difficile da poter ottenere. Abbiamo una cosa in comune allora. Visto? Anche io tifo Milan. Sono passati tantissimi giocatori dal Milan, per cui mi hanno fatto innamorare del calcio, dunque anche quello è stato un punto a vantaggio del Milan, ecco. Tu hai fatto il settore giovanile della Fiorentina, dimmi se sto sbagliando. Non proprio il settore giovanile. La Fiorentina mi ha acquistato dal Casalano quando io ne avevo 19 e sono stato lì per 3 anni. Che ricordi hai dell'ambiente, diciamo, della Fiorentina? Eri della Fiorentina, però purtroppo hai fatto delle stagioni in prestito. Comunque, com'era l'ambiente a Firenze? Come ti trovavi? Vabbè, io a Firenze sono stato poco perché, come ti ho detto, come ben sai, sono stato in prestito. Però è un ambiente favoloso, si vive e si respira calcio vero, dunque quello è il calcio che tutti dovrebbero vivere, lo auguro a tutti quanti. Ok, la domanda che facciamo a tutti i nostri ospiti è: qual è il consiglio che daresti ad un ragazzo che sogna di diventare come te? Il consiglio che chiedo a tutti i ragazzi, anche quelli con cui gioco, è quello di avere una mentalità forte, di dedicarsi tutto a quello che stanno facendo, perché non è facile. Il calcio è un gioco, però può essere anche un lavoro se fatto bene, perché non sono solo le ore di allenamento, ma c'è anche tant'altro, ed è soprattutto una cosa molto mentale. Bisogna saperci stare con la testa, perché ho conosciuto tantissimi ragazzi che magari erano anche più forti, però poi con la testa non sono riusciti ad arrivare. Dunque bisogna mettere tutto se stessi, bisogna fare dei grandi sacrifici come ho fatto io anche da ragazzino, e seguire sempre i loro sogni, non abbattersi mai, perché nel calcio tutto può succedere. Ok, questa è una domanda anche fuori dalla tua carriera, fuori dall'intervista. Come vedi la finale dell'Inter e come ne sei rimasto quando purtroppo la semifinale è andata come è andata? A favore dei cugini. Vabbè, la semifinale sapevo già come poteva andare, perché sinceramente l'Inter al momento ha qualcosina in più del Milan, dunque è più preparata ad arrivare a certi livelli. L'Inter con il Manchester City, non voglio essere diciamo da parte, però sinceramente il City è una squadra davvero molto molto forte, però posso dire anche che non sarà facile per loro, perché l'Inter è ben quadrata, ha una difesa ben solida e organizzata, dunque per il City non sarà facilissimo, però credo che alla fine possano vincere loro. Noi in redazione abbiamo il derby, perché Michele è interista, poi io sono milanista, poi l'altro ragazzo ancora è juventino, quindi abbiamo... Vi scontrate su questo punto di vista, dai. Io, Simone, ti ringrazio per il tuo tempo e grazie ancora tutto. A te e dei tuoi amici, vi ringrazio, è stata una bella chiacchierata. Io ti auguro buona fortuna, in bocca al lupo. Grazie per la prossima stagione. Grazie, Crepillo. Speriamo di mantenere la salvezza, e quindi sì, ce la deve fare, perché siete un bel gruppo, una bella squadra, e secondo me ce la potete fare. Vediamo, dai. Grazie ancora, Mino. Grazie. Un abbraccio a tutti voi. Ciao, ciao. Grazie. Ciao.